E bella a tutti gli allenatori, sono Joe e bentornati su un nuovo video di Pokémon GO! Bomberoni, eccomi qua all'ombra perché oggi veramente si schiatta dal caldo. Chiaramente stiamo andando verso la stagione estiva, abbiamo visto gli eventi che ci attendono, raga, sono veramente spaziali. Oggi siamo qua con l'evento dedicato all'oro. Entriamo, raga, subito in game perché l'evento è appena iniziato alle 14. Bomberoni, eccoci qua in game. Allora, ho fatto i 3 shiny check qui, niente, purtroppo non sono shiny, non possiamo sempre trovare lo shiny all'inizio del video, raga. Capita così ogni tanto, sì. Andiamo a vedere, quindi, qua sotto, dopo ci prendiamo anche tutte le missioni, raga, perché voglio racimolare un po' il tutto qua e trovare magari in giro qualcosa di interessante, perché oggi possiamo trovare, oltre che, guardate qua, la missione ricerca tempo della giornata dedicata alla caccia all'oro, completa la missione sul campo, ne dobbiamo completare una, raga, e completiamo tutto. Va bene, quindi sono già passati comunque sia 7 minuti dall'inizio dell'evento. Gemme misteriose, eccolo qua, dedicata a Pokémon selvatici a tema e le missioni a tema. Abbiamo visto, raga, nel video precedente gli spawn che possiamo trovare in giro, le missioni dedicate e chiaramente anche dovrebbe esserci. Vediamo un attimino, qua intanto vedo che stanno tirando giù la palestra, speriamo che è gialla così dopo vado a piazzare. Gemme, molto bene, raga, guardate qua che mi prende le monete, ottimo, infatti oggi è proprio la sua giornata, perché c'è scritto Niantic che ci ha detto sulla news che alcuni Pokéstop dovrebbero diventare dorati e quindi rilasciarci anche le sue monetine, magari che non diventano dorati ma semplicemente girandoli ci danno le monete. Proviamo, let's go. Ragazzuoli, abbiamo iniziato con uno shiny. E guardate qua che shiny. Caterpie, raga, Caterpie. Bah, io non lo so. Iniziamo bene, dai, perché ci sta. È da missione, quindi non dovrebbe scappare. Andiamo con Ananas. 176 punti lotta. Io però vado con Ultra Ball, perché almeno ne abbiamo. Di queste qua ne abbiamo, mentre con la dorata risparmiamo un attimino su quelle lì. Eccolo qui, catturato il primo shiny di oggi, ragazzuoli. Speriamo di trovarne altri, chiaramente. Vediamo come è messo. Là! Tre stelle. Non è forte, raga, è un po' un ciospo così, però un 15 in PS, ma 3 stelle. Non so se ne ho uno più forte di questo Caterpie, non penso, però tanta robetta. Teniamolo qua, attenzione, abbiamo qua anche un bel Glalie che adesso vado anche a catturarmelo con Ananas, ma prima, eccoci qua, otteniamo tutte le nostre ricompense. La prima, nasone normale. Seconda, speriamo di sculare, saranno tutti differenti, random. Cosa mi ha aperto qua? Barboc, normale. Terzo, vediamo chi è, Magikarp, dai. No, Sableye è normale. Quarta, speriamo bene, raga, dai, quarta, e lo shiny è lui. No, Caterpie, meglio così. E infine, eccolo qua, il quinto. Dopo vediamo, raga, racimoliamo il tutto. Chi è? Muoviti, Magikarp normale. Voilà, Fortunuovo e pezzo stella messi, raga, così almeno andiamo a prenderci qua, attenzione, quindi 1500 di polvere di stella e 5000 di punti esperienza. Ok, eccoci qua, ragazzuoli, dobbiamo scegliere un percorso. Allora, Caterpie l'abbiamo appena trovato, sinceramente, da missione così alla cacchio. Magikarp è un Pokémon da Community Day. Nasone, Nosepass, mi pare che non ce l'ho shiny qua sul primario, raga. Sul secondario invece sì. Sableye ce l'ho, però c'è anche la sua mega evoluzione, sarebbe interessante trovarne uno shiny forte. Barboc ce l'ho già shiny, quindi non è che mi interessa più di quel tanto. Il mio dubbio, raga, è su Nosepass e Sableye, visto che abbiamo la sua mega evoluzione, chiaramente anche di Magikarp, però sto messo abbastanza bene. Io vado a selezionare quindi Sableye, dai, selezioniamo Sableye, raga, eccolo qua, confermiamo e quindi andiamo avanti con la sua missione. Raga, siamo arrivati al Pokéstop, quello dorato, guardate qua che in tutta la mappa, cioè, non ce n'è, ce n'è veramente pochissimi. Prima che despawni, giriamo, cosa ci ha dato qua? Una mazza di niente, un bordello di strumenti, ma monete Jimmigul, un cacchio. Allenatori, guardate qua che cacchio mi è appena successo, cioè Zorua selvatico così, che non mi era mai successo fino adesso, perché lo possiamo trovare solamente come nostro compagno. Io in questo caso adesso ho appena riswitchato su Jimmigul e dovrei trovare Jimmigul in giro così, che poi dopo si trasforma in Zorua e 3, ok, eccolo qua, preso. Vediamo un po' come è messo il primo, raga, cioè non ho mai catturato uno così selvatico proprio lui.
che... zero stelle, quasi quasi era il 000. Andiamo avanti, attenzione qua, Shiny Check Ladybug, stiamo andando a un altro Pokestop. Ce n'è diversi questi Pokestop dorati, speriamo bene. Secondo Pokestop dorato, speriamo che ci dia qualcosa. Qui raga, attenzione, prendiamo anche la missione. Allora, missione presa. Ananas, guardate quanta roba, quanta roba. Monete, un cavolo di niente. Allenatori, siamo arrivati a questo punto e guardate che ho qui. Special guest Kecleon e dai, lo vogliamo blu con la striscia blu. E scende o cosa? Scende, ok, giriamo che non posso prendere missioni perché guardate come sto messo, ne ho tre così. Kecleon, dov'è? Dai, normale. Catturato, catturato, vediamo come è messo. Una schifezza, una stella. Abbiamo qua anche il Pokestop che giriamolo immediatamente. Dai, monete. Sì, monetine. Eccole qua, quante ce ne ha date? Una moneta. Se di questo passo ogni Pokestop dorato ci dà una moneta, raga, quanti dobbiamo girarne? 999. Terzo Pokestop dorato, quarto, non ricordo più, raga. Ormai stiamo andando avanti, praticamente una caccia a veramente... Come dice proprio il titolo, una caccia a questi Pokestop? Niente. Niente monetine. Allenatori, stiamo andando verso tre Pokestop dorati. Eccoli qua davanti. Speriamo bene, ma se ci dà le monete, una. Cioè, infatti adesso sono a 172. A inizio evento ero a 170, ne ho prese due. Vabbè, raga. Andiamo a prenderci, eccole qua. Tre missioni, sono tutte uguali. Quelle di camminare con il compagno una volta e fare la, prendere la caramella. Attenzione, raga, c'è dai, Sableye. Ok, adesso queste ce le prendiamo dopo. Ho uno spazio libero, quindi ci giriamo qua. Vediamo un attimino. Guarda. Mille monete, porca di quella miseria. Ok, prendiamo l'altra, dai. Nosepass. E infine l'ultima, dai. Caterpie. Due Pokestop ancora da prendere, due monetine, raga. Vediamo un attimino se di qua ci dà qualcosa. Una cippa di niente, però abbiamo preso la missione molto bene. Mentre questo di qua ci arriviamo. Dai, borsa piena. Eliminiamo qualcosa al volo, dai. Qua è... Che magari è proprio lui che ci dà la monetina. No, ma io raga, questo Goldengo lo andremo a fare nel 2025. Let's go allenatori, eccolo qui, Sableye Shiny, gemmino, abbiamo trovato il gemmino, andiamo a catturarlo quindi così e dorata, Ultra Ball e Ananas, molto bene che andiamo a raddoppiare e tre, let's go, dovrebbe essere il mio secondo o terzo Sableye Shiny, dopo semmai raga andiamo a vederli tutti, cacchiarola, tre stelle. Sarebbe bello trovarne uno, per fare chiaramente la sua mega evoluzione. Altra missione, qui Caterpie. Attenzione raga, scambio, non è fortunato, garantito, la tentiamo. Jimmy Ghoul, dai, conferma. No, raga, 191 PL, non è il 100, è messo così. Mazza che schifezza. Bomberoni, nel frattempo direi di andare a prenderci. Ecco qua, dovrebbe essere l'ultima, perché dopo di questa qua teoricamente non c'è più nulla, che ho chiesto ai miei amici allenatori, anche perché mancano, vedete sopra, 28 minuti. Ho girato parecchi Pokestop dorati così, però prima mi ha dato due monete, ma niente di che, raga. Cioè, ero partito stamattina con 170 monete di Jimmy Ghoul, ma adesso ne avrò 174, 175 al massimo. Manco a 200, cacchiarola. Attenzione, primo shiny check. Eccolo qui. Benissimo. Tanta robetta, raga. Secondo Sableye Shiny. Ecco qui, Pokestop dorato. Guardate qua, 100 monetine che ci dà. Zero. Va bene, torniamo sotto le nostre missioni. Seconda missione, raga. Sableye normale. Attenzione, il terzo, raga. Vediamo un po' shiny check. Dai, ancora lui normale. Quarta missione, eccola qua. Vediamo un po', dai, normale. Tanto la Roma che mi butta fuori un Bulbasaur. Bellino, raga, qua non è spawnato nient'altro, mi sembra. Con Raid, tanta roba, bellino Espeon. Andiamo, e dai. Ma quanto siamo? Ma qua c'è ancora una marea, raga. Raga, una marea, dobbiamo completarle, dai! Cattura rapida andata. Andiamo avanti anche perché manca 23 minuti, raga. Questa missione qua dobbiamo prenderla, raccimolare il tutto prima dello scadere, cioè prima delle 17. Ormai voi, raga, quando vedrete questo video, sicuramente l'evento sarà terminato. Quindi se adesso io non vado a raccimolare, dopo le 5 mi scompaiono, le perdo. Normale ancora. Andiamo avanti. Ne mancano 3. Normale. Ci siamo quasi. Meno 2, meno 1.
Siamo all'ultima, ecco l'ultima raga, dopo sotto un altro check normale. Ok, dovrebbe essere l'ultimo raga. Ancora un sablay, caccia dedicata a sablay e dai, dai, dorato! Bomberoni, uno degli ultimi Pokestop dorati. Speriamo che ci dia sto cavolo di... queste cavole di monetine! No, ma niente, niente, una cipa. Ci dà tantissimi oggetti, vedete qua, ma monete, nada. Bomberoni, abbiamo le ultime, dove sono? Tre missioni che voglio racimolare, manca un minuto. Voglio racimolarle prima che finisce l'evento. Dai, 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 no, se pass normale. Perché teoricamente possiamo prenderle ancora dopo, però non si sa mai che appunto finisce, raga, praticamente come quella sotto oggi, che alle 5 scompare tutto. Barboard Shiny! Eccolo qui, che bello! Olè! Catturato un altro shiny, raga, anche in fin... sono già le 5. Sono già le 5, vediamo se adesso... 93%! Ma che bellezza, raga, che bellezza! Allora, preferiti, mettiamo 93%. Eccolo qua, che bellezza, raga. Non di Barboccio così forte, shiny. Non ne avevo ancora, quindi lui è il primo. L'ultima... normale, sempre lui. Allora, bomberoni, 100%, appena controllato, non abbiamo trovato niente. Però mi pare che non vi avevo mostrato questo qua, Magikarp. Forse anche il Machop, non ricordo, raga. Comunque sia, l'altro giorno ho trovato un altro Magikarp 100%, sarebbe stato bellissimo, cacchiarola, lo sciundo suo. Huevos, siamo messi così, andiamo avanti, ma attenzione, raga, volevo vedere, allora, Shiny, quanti ne abbiamo trovati? Totali, niente di che, poca roba. Caterpie, Sableye e Barboach. Ok, raga, poi il Tricoli, no, l'avevate visto l'altro giorno. 4 Shiny oggi, cioè... sinceramente, raga, non mi posso lamentare, mi va benissimo così. Ho amici allenatori che ne hanno trovati uno, se non addirittura zero. Però, come ultimissima cosa, vediamo a quante monete Gimmigull siamo arrivati. Io, raga, oggi ho partecipato principalmente perché era il bonus, c'era il bonus dell'evento di Gimmigull. Ci dava queste monetine in giro, pochissimi Pokestop dorati in giro per la città. Almeno qua da me, raga, fatemi sapere infatti sotto nei box commenti nella vostra città quanti Pokestop dorati di Gimmigull avete visto in questo evento. E allora andiamo a vedere sotto borsa, andiamo in basso e 174. E stamattina quando sono uscito prima dell'evento ero a 170, siamo a... cioè 4, raga, 4. Ho girato, non lo so, non 4 Pokestop, ne avrò girati 6, 7. Alcuni li abbiamo girati insieme, alcuni li ho girati io off camera, però raga, cioè su tutti i Pokestop dorati che ho girato oggi, appunto non tantissimi, 4 monete, cioè una ce n'ha data, ma che cacchio. E allora, bomberoni, tutto sommato i miei 4 shiny, diciamo che me li sono portati a casa, sono contento così. Allenatori, fatemi sapere voi invece come vi è andato il vostro evento di ricerca all'oro. Avete trovato qualche Pokestop dorato e quante monetine di Gimmigull vi siete portati a casa? E per oggi, bomberoni, da Gamer Joe è veramente tutto. Mi raccomando l'iscrizione al canale per rimanere sempre aggiornati. E se il video, raga, vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bellissimo like. Gamer Joe vi saluta e ci vediamo alla prossima. Ciao, bombers!